Il numero 328. L'esistenza degli esseri spirituali incorporei, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente angeli, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto chiara quanto l'unanimità della tradizione. Numero 330. In quanto creature puramente spirituali, essi, gli angeli, hanno intelligenza e volontà, sono creature personali e immortali, superano in perfezione tutte le creature visibili, lo testimonia il fulgore della loro gloria. Nella professione di fede, quindi, la Chiesa non solo invoca l'intercessione e l'intervento angelico, ma vuole confermare con chiarezza, senza incertezze, la dottrina cattolica sugli angeli, sulla loro esistenza, sulla loro azione secondo gli ordini divini, sul loro essere personale, sulla loro natura spirituale e immortale, sulla loro eccellenza rispetto ad ogni altra creatura visibile. Dio quindi creò due generi di creature, quelle visibili, che sono nell'universo visibile, e quelle invisibili, i puri spiriti, a immagine e somiglianza di Dio, che stanno nei cieli. Ed ecco che così abbiamo percorso la prima parte del rito della messa romana con questi interventi angelici. Grazie Don Enrico. Penso che sia ora giunto il momento di fare una pausa per assimilare meglio quanto abbiamo ascoltato. Chiedo dunque alla regia di mandare in onda uno stacco musicale. Grazie. Eccoci dunque, cari ascoltatori, al punto centrale della nostra riflessione, gli angeli nella liturgia eucaristica. Nel canto del Sanctus si dice che sempre gli angeli lodano Dio. Noi nella messa ci uniamo dunque a questa lode eterna, e così diventiamo realmente abitatori del cielo. Partecipare alla messa si potrebbe dire come un sintonizzarsi alla preghiera, al canto di adorazione degli angeli, che sono a loro volta sintonizzati sulla preghiera di adorazione, di lode che Cristo rivolge al Padre. Ecco, Don Enrico, cosa possiamo dire per approfondire questo aspetto? In realtà ora entriamo in momenti ancora più intensi, anzi i momenti più intensi della liturgia eucaristica romana, della presenza degli angeli e partiamo dal primo, l'Arcangelo Michele nel rito offertoriale dell'incenso. Nel Novus Ordo ogni formula di benedizione dell'incenso è scomparsa nei riti di offertorio, è stata una semplificazione. Rimane un semplice segno di croce fatto in silenzio che il sacerdote traccia sopra l'incenso infuso nel turibolo. Nel Vetus Ordo, invece, a proposito della benedizione dell'incenso nel contesto dei riti di offertorio, abbiamo una delle immagini più eloquenti in rapporto al rito angelico nell'offerta del divin sacrificio. L'antica formula di benedizione così recita: per intercessione del beato arcangelo Michele, che sta alla destra dell'altare dell'incenso, e per quella di tutti i suoi eletti, il Signore si degni di benedire e ricevere quest'incenso come profumo soave. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ritorna quindi la figura dell'Arcangelo Michele, che sta alla destra dell'altare e concorre all'azione liturgica dell'offerta dell'incenso con la sua intercessione. In realtà, nella Sacra Scrittura,
L'angelo che compare alla destra dell'altare dell'incenso è l'arcangelo Gabriele, che significa fortezza di Dio, l'angelo dei grandi annunzi. Nel Vangelo di San Luca si legge 1.8.12: mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Nella visione biblica del profeta Daniele, l'arcangelo Gabriele appare pure nell'ora dell'incenso, ma non propriamente in relazione al sacrificio dell'incenso. Tuttavia, sia nella visione di Zaccaria, sia in quella di Daniele, l'arcangelo Gabriele non è direttamente coinvolto nell'azione liturgica, ne resta estraneo. Pur comparendo nell'ora dell'incenso, Daniele, e presso l'altare dell'incenso, nel Vangelo, in Zaccaria. L'arcangelo Michele, invece, in modo sorprendente, è descritto dalla formula di benedizione dell'incenso come cooperante direttamente all'offerta dell'incenso, accompagnandola con la sua potente intercessione. Ci domandiamo, come mai la Chiesa ha voluto fare questo accostamento, non presente nella Sacra Scrittura, tra Michele e il rito dell'offerta dell'incenso? Nell'Apocalisse, in verità, vi è un testo singolare che certamente è inteso nella mente liturgica della Chiesa proprio in relazione ai riti offertoriali. È l'angelo di Dio che offre davanti all'altare celeste l'incenso insieme alle preghiere dei santi. Apocalisse 8, 3, 4. Leggo. L'angelo si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme con le preghiere dei santi. Così l'Apocalisse. Ebbene, questa meravigliosa visione del libro dell'Apocalisse si compie in modo quasi speculare nella celebrazione solenne della Messa, proprio quando il sacerdote infonde, benedice ed offre l'incenso sull'altare. Egli è l'angelo dell'Apocalisse, che realizza qui sull'altare terreno il mistero di quell'adorazione che si eleva perenne sull'altare del cielo, davanti al trono di Dio. Ma perché questa singolare funzione la Chiesa chiama l'arcangelo Michele e non Gabriele, come negli eventi biblici, o un altro angelo? Forse non possiamo avere al momento attuale un motivo chiaro e risolutivo. Tuttavia possiamo intravedere dei motivi mistici che possono ispirare la nostra considerazione. Michele è l'angelo dell'adorazione, il banditore dei diritti di Dio, colui che continuamente proclama chi è come Dio. Lo afferma il significato etimologico del suo nome, Michele, e lo grida la sua indefettibile scelta di vita. Egli presiedette nella prova angelica alla guerra che si compì in cielo e che divise gli angeli, proprio sul tema dell'adorazione della divina volontà. L'arcangelo Michele ha una sintonia intima ed irreversibile col sacrificio, ossia con l'offerta libera e amante della creatura al suo creatore. Egli è l'immagine perfetta dell'angelo del grande consiglio,
profeta Isaia, che nella pienezza dei tempi offrirà l'unico sacrificio di soave odore e gradito alla maestà divina, Cristo Gesù. La grazia sacrificale ed obbedienziale di Cristo già risplende in anticipo nell'adorazione perfetta di Michele e di tutti gli angeli che furono dalla sua parte. Michele allora è degno di presiedere all'offerta dell'incenso ed ha un titolo speciale per intercedere efficacemente per l'accettazione celeste del sacrificio terreno. Per questo la Chiesa lo contempla alla destra dell'altare dell'incenso nei solenni riti dell'offertorio dell'Ordo Missae Romano. Si deve ricordare che nella liturgia esequiale classica delle esequie, proprio nel canto di offertorio si invoca San Michele Arcangelo con queste parole: «L'Arcangelo San Michele ti conduca alla santa luce che tu un giorno hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza», un'invocazione per il defunto del quale si fa le esequie. È la sintonia e la misura della dimensione sacrificale per Cristo, con Cristo e in Cristo, che pesa l'anima del defunto sulla bilancia del giudizio divino. Ed è l'Arcangelo Michele che esercita questo altissimo compito. Si comprende allora come la Chiesa ponga l'Arcangelo Michele alla soglia sia del divin sacrificio sacramentale, nel confiteor e nell'offerta dell'incenso all'offertorio, sia alla soglia di ingresso alla vita eterna dopo la morte. Senza la dimensione sacrificale in unione a Cristo, sacrificio vivente, gradito al Padre, deve essere il cristiano, in unione alla vittima divina. Senza di questo né si entra degnamente e con frutto nella celebrazione del sacrificio sacramentale qui sulla terra, né si entra nell'eterna beatitudine dopo la morte. L'Arcangelo Michele ne è vindice e testimone, vegliando su ciascuna di queste soglie di passaggio che stanno davanti a noi nel cammino verso l'eternità. Un ulteriore momento, ed è questo quello centrale. I 9 cori angelici nel prefazio Santus. Il prefazio, a cui segue il canto del Santus, rappresenta certamente il vertice della comunione mistica con gli angeli nell'Ordo Missae.